5 key points sul Gummy Smile. Punto numero 1, che cos'è, di che cosa si tratta? Beh, Gummy Smile non è nient'altro quello che noi italiani chiamiamo sorriso gengivale, ovvero quando si sorride e si espongono in maniera eccessiva le gengive al di sopra dei denti, e questo è leggermente antiestetico. Punto numero 2, qual è la causa che lo determina? Beh, a volte possono essere dei problemi dentali, quindi di pertinenza odontoiatrica, però molto spesso sono legati magari a un ipertono del muscolo elevatore del labbro, quindi che contrae troppo, piuttosto che un'eccessiva dimensione verticale di quello che è il mascellare superiore. E quindi punto numero 3, come si tratta questo tipo di inestetismo? Beh, naturalmente il trattamento dipende da quella che è l'eziologia, la causa. Se ha una causa dentale, allora sarà il dentista trattarlo, ma se magari è legato a un ipertono del muscolo elevatore del labbro, basta infiltrare qualche unità di tossina botulinica piuttosto che infiltrare dell'acido ialuronico all'interno del muscolo stesso, o qualche volta, soprattutto quando si desidera una modifica un po' più importante del volto e non solo quindi a correzione del gummy smile, è possibile ricorrere a quello che è un intervento di chirurgia ortognatica. Punto numero 4, quanto durano i trattamenti? Beh, dipende essenzialmente dalla tipologia di trattamento che effettuiamo e dalla causa che vogliamo andare a curare. È naturale che trattamenti con tossina botulinica e filler sono temporanei, vanno ripetuti nel tempo, un trattamento chirurgico è per tutta la vita. Punto numero 5, allora come capiamo qual è il trattamento migliore da eseguire? Naturalmente, soprattutto in questo caso, serve una visita specialistica. Alla prossima.